mi pare che si confermi una compattezza fondamentale e sostanziale del centrodestra, che domani si presenterà compatto al Quirinale con chiaramente i suoi partiti fondamentali e anche con i partiti più piccolini. Vogliamo dimostrare, come sempre, che c'è una alternativa, che nel caso in cui finalmente si restituisse la parola agli italiani e si consentisse agli italiani di scegliere la maggioranza che deve governare la nazione, sarebbe in grado di dare all'Italia un governo solido. Continuiamo a ritenere che questa pantomima sia assolutamente indegna di una nazione civile, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, in cui gli italiani non hanno voglia di sentir parlare di alchimie di palazzo o di poltrone, ma vogliono veder risolti i loro problemi. E non ci ricattino, e non ricattino gli italiani su temi come il recovery fund, piuttosto che i ristori, piuttosto che le necessità di cui l'Italia ha bisogno, perché abbiamo ampiamente dato la disponibilità già da giorni, nel caso in cui anche si dovessero sciogliere le Camere, si dovesse andare a votare, ad assumerci le nostre responsabilità in attesa che si voti, dal recovery fund in poi, perché noi siamo responsabili. È chi continua a parlare solo di poltrone e blocca l'Italia che è totalmente irresponsabile.